Stefano Bertini era l'avvocato di Giancarlotti dal 97. 97, sì, nell'udienza già, appunto l'udienza preliminare, appunto lo assistevo io. Ecco, cosa ricorda di Lotti come uomo? Che tipo era Lotti? Lotti era una persona molto, molto riservata, una persona appunto che con una preparazione culturale molto, molto bassa, direi quasi primordiale, insomma, una persona che aveva sempre nella sua vita lavorato molto, ha fatto lavori molto umili, e una persona, mi ricordo, molto, molto sola, una persona che era sempre stata molto sola, legata a pochi amici, quelli famosi compagni merende, Vanni e Pacciani, è una persona molto introversa. Era intelligente, era. Perché molti in paese lo descrivono un po' come. In paese era un po' considerato scusate il termine, il tonto del paese, appunto perché, però direi aveva un'intelligenza un po'. Con che sia ben radicata una sua intelligenza, perché insomma anche con gli inquirenti ha un pochino a volte giocato di anticipo, andando specialmente all'inizio a dire ciò che sapeva soltanto quando si accorgeva che in effetti gli inquirenti già c'erano arrivati a quel punto, perché altrimenti sua spontanea volontà non si è mai esposto più di tanto, quindi un po' di calcoli sapeva fare anche nel suo cervello, che era effettivamente forse non molto allenato appunto a ragionamenti difficili. Ecco, per cui anche un po' abbastanza scaltro, direi. Abbastanza scalato, certamente, infatti. Non come viene dipinto un po' dai paesani. Sì, scalato, ripeto, a livello un po' primordiale, nel senso che era più da parte sua un'autodifesa, nel senso io so certe cose, se mi rendo conto che gli inquirenti le conoscono, sono venuti a conoscenza anche loro di queste cose, allora le ammetto, le dico. Se invece vedo appunto che vogliono da me scalzare una verità che ancora non hanno, allora mi metto nelle sue difensive e erigo dei muri davanti a me e dico non mi ricordo niente. Ecco, quindi era un po' un'autodifesa della sua ben radicata. Ecco, lui quando decide perché di parlare? E decide di parlare quando in effetti si rende conto che appunto non può più tenere, così quanto io mi ricordo quello che disse lui, non può più tenere quel segreto dentro di sé, non può più nascondere ciò che sa, ciò che gli altri gli hanno rivelato. E quando si rende conto in effetti che la polizia giudiziaria e il pubblico ministero erano arrivati a certe conclusioni sul suo comporto, sulla sua presenza sul luogo dei delitti. Lei sembra una persona capace, che era in grado di compiere quelle azioni che poi ha dichiarato di aver fatto. Questo è il grosso dilemma di quel processo. È un processo in cui si è raggiunto una verità processuale che potrebbe anche non in qualche modo contrastare con la realtà, quella la verità sostanziale. Certo è che il ruolo che hanno dipinto addosso a lui e che lui ha detto di aver svolto, in effetti è un ruolo che si diceva lo poteva benissimo svolgere, il palo che poi in realtà non ha mai fatto, la presenza appunto attiva, passiva sul luogo dei delitti, appunto lui quello lo poteva fare, non ha svolto che anche di diverso. Addirittura i tedeschi, lui dice di aver sparato, Sì. non viene creduto, ma dice di aver sparato. Fra l'altro, su questo punto c'è da dire anche che le perizie balistiche hanno dimostrato in effetti che il colpo che lui dice di aver sparato nel punto in cui dice di averlo sparato si confà con la sua altezza e non con quella di Pacciani. Perché che era più alta la persona Era più che alto, appunto, Lotti era più alto del Pacciani, era appunto più corpulento e in effetti appunto, lui ha indicato in modo molto preciso dove ha sparato, dove il colpo è penetrato nel furgone dei tedeschi e in realtà vi è un riscontro nelle indagini da questo punto di vista riguardo alla sua altezza, la sua fisicità, insomma. per cui una certa, cioè, capacità mentale, cioè, ce l'aveva perché comunque. D'altra parte, se vogliamo dare atto del fatto che magari lui quelle cose le ha fatte veramente, aveva anche un ricordo vivo di quello che ha fatto, oltretutto. Certo.
A lei comunque ha dato l'impressione di una persona non proprio stupida, ecco come viene detto. Stupida no, le ripeto, molto introverso, molto solo, però una persona che comunque sia, sapeva fare i suoi ragionamenti, appunto. Quando mi ha detto, io più volte ho cercato anche di scalzarlo dal punto di vista di quello che stava dicendo, per capire se era veramente ciò che aveva visto, aveva fatto, sapeva per certo, e mi ha sempre risposto in modo molto, molto evidente, in modo molto, molto deciso, purtroppo non c'è avvocato, io quello che è lo dico, è questo, quello che ho visto è questo, quello che ho fatto è questo. Per cui molto, molto deciso. Deciso, e questo devo dire anche quando poi andai, dopo che terminò il processo, e appunto lui fu messo in carcere a Monza, andai a trovarlo anche a Monza e anche lì cercai di scalzarlo, facendo capire che poi in mente se i fatti non erano così come lui aveva raccontato, come aveva detto di aver visto, di aver vissuto, poteva anche cambiare versione, poteva anche dire la verità una volta per tutte, se quella non era quella reale, ma anche in quell'occasione lui fu molto deciso, pur afflitto da dolori fisici, poteva un problema, un dito di un piede che gli fu tagliato, altre piccole cose. Continuo sempre a dire no, questa è la verità, io non devo cambiare niente. Mantengo sempre la stessa verità. Certo. E comunque lui era prima al questura di Arezzo, fu durante i processi, mi pare. Era... lui ora. E poi andò in carcere a Monza. Lui andò, dunque, lui in carcere non c'è mai stato prima, in fase preliminare. Sì. Lui è stato appunto poi arrestato quando, dopo la Cassazione, dopo la sentenza fu definitiva. Ed è sempre stato custodito in luogo protetto perché, come testimone, che aveva accusato e si era autoaccusato, appunto, è un testimone protetto. Mi ricordo questa cosa di Arezzo. Arezzo, ma probabilmente, forse prima ancora che io lo assistessi, ma. No, forse durante il processo, no, forse mi sbaglio. Lui è sempre rimasto a disposizione della polizia giudiziaria, in luogo protetto, sorvegliato, però libero, non era in carcere, non c'è mai andato. Dopo la condanna, lei, se non sbaglio, adesso da memoria, chiese le attenuanti per quelle si danno nei pentiti. Io sollevai una questione di legittimità costituzionale, sì. Dicendo appunto che Lotti poteva essere meritevole delle attenuanti previste, appunto delle diminuzioni di pene previste per i pentiti di mafia, in quanto appunto anche nel suo caso per me estensibili e applicabili, visto appunto che il reato che si contestava lui inizialmente era comunque un reato associativo, che lui si era dissociato da questo sodalizio criminoso e aveva accusato gli altri compartecipi accusando anche se stesso. Per me qui vi era una sostanziale parità di posizione fra il pentito di mafia e il pentito appunto di questo processo, e ne chiese appunto l'applicazione al suo caso. Mi ricordo che la Cassazione su questo, questa cosa questa mi fu rigettata, questa mia richiesta dal Tribunale, dalla Corte. La Cassazione poi, dove io ripresentai la questione, la sollevare questione, mi rispose appunto che l'argomentazione era molto ben così presentata, era suggestiva, era interessante, però appunto non ha accolto la mia impostazione, quindi lui questi benefici non li ha mai avuti. Però di fatto lui ha collaborato con la giustizia. E infatti ha avuto una pena più bassa rispetto agli altri compartecipi, perché lui fu condannato a 30 anni in primo grado, poi ridotti a 26 in secondo grado. Ecco, e andò in carcere a Monza e morì poco dopo? Morì poco dopo, fra l'altro se posso, in circostanze anche poco per me poco chiare, perché in effetti appunto io seppi della sua malattia così grave, lo stato così grave, praticamente 2 giorni prima che morisse, altrimenti potevo anche andare a trovarlo precedentemente, potevo parlare con lui in quel frangente, forse capire ancora meglio se aveva qualcosa in più da dire, però in realtà non fece più a tempo di vederlo vivo. Che malattia? Era un tumore devastante che do a livello gastrointestinale. Per cui un anno dopo la condanna? All'incirca sì, sì. Dal punto di vista familiare aveva una sorella, degli amici, com'è la sua vita sociale? Totalmente solo, ripeto, per fare così un esempio, per fare capire, andai soltanto io, fui io a riconoscerlo a Milano, all'obitorio, dove appunto morì in ospedale, e
praticamente c'ero soltanto io come il suo difensore, anche moralmente mi sembrava importante esserci al suo funerale, dove eravamo io, il parroco e due giornalisti. Che si sente dire su questa vicenda dal punto di vista personale? Noi stiamo facendo una semplice ricostruzione storica perché ormai i fatti sono stati definiti, però ecco, gli esecutori, le sentenze ci dicono che erano i compagni di merenda, no? Sì. Di Vanni e Lotti. I mandanti non esistono, sono stati assolti. Qual era il movente? Il movente e i moventi sono stati ipotizzati nel corso dei procedimenti penali che si sono instaurati, ed era un movente essenzialmente che orientato verso una setta, una qualche organizzazione che aveva interesse ad usare i feticci per dei riti appunto loro particolari, tant'è che si è parlato in questi processi di maghi, di veggenti, di persone appunto, che diciamo, curavano appunto delle disfunzioni sessuali appunto delle coppie e tante altre cose appunto, e si è arrivati a ipotizzare anche che ci fosse una setta composta da persone appunto da famosi colletti bianchi che aveva interesse a avere questi feticci. Questo appunto è quello che si è supposto. Ma in realtà su questo secondo stadio non siamo arrivati, diciamo, o comunque si è arrivati ma ipotizzando delle responsabilità che mai nessuno ha accettato. Sono stati assolti, no? Certo.